Terremoto che strappa la vita tutti gli affetti più cari. Patrizia era in vacanza con la sua famiglia a Pescara del Tronto. In una sola notte, quella del 24 agosto di un anno fa, ha perso 5 dei suoi familiari più stretti. A un certo punto si è sentito un boato terribile e subito ci è crollato il tetto della nostra casa addosso. Io ho perso mio figlio Tommaso, mio marito Alberto, mia madre Santa, mio padre Corrado e un cognato Vito. Mio marito gli è mancato subito il respiro, infatti ho urlato: non respiro, sto morendo. E io ho ascoltato il suo ultimo respiro. Con una mano potevo toccare la sua mano, ma piano piano diventava sempre più fredda. Quindi mi hanno portato all'ambulanza, ho chiesto subito di Tommaso e tutti mi dicevano: l'abbiamo visto, l'abbiamo sentito, però non lo vedevo arrivare e di solito un bimbo cerca la mamma in queste situazioni. Io oggi la forza la trovo perché ho un altro figlio, Matteo, di 23 anni, che al momento era in vacanza. Viviamo una vita che non è più nostra e nulla ci appartiene di questa vita adesso e siamo condannati a vivere. Oggi si sente sostenuta dalla fede e dalle persone incontrate in questa nuova vita. Da subito Don Alberto e il vescovo di Ascoli, per me è stato un papà il vescovo di Ascoli, e ci hanno accolto qui all'Episcopato, ci hanno adottato. Sì, sì.